Ebbene ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. Questa mattina ho partecipato ad un incontro in prefettura alla presenza del prefetto, delle forze dell'ordine e della polizia locale. Qual era il tema? Il tema era quello di custodire, preservare come un bene prezioso la zona gialla. Dopo quella manifestazione in cui migliaia di imprenditori, in maniera composta, ordinata, civile, hanno rappresentato al sindaco, alle istituzioni, le loro angosce, le loro preoccupazioni, i commercianti, i negozianti, i cittadini si sono comportati bene, hanno continuato a rispettare le prescrizioni. Purtroppo però sabato scorso, complice anche il bel tempo, molta gente, non tanto i commercianti e i negozianti, tanta gente ha incominciato un po' a rilassarsi, è giustificabile, tutti abbiamo voglia di libertà, tutti siamo stanchi. Però purtroppo non possiamo permetterci assembramenti, non possiamo permetterci di non avere le mascherine, lo dico soprattutto ai ragazzi, ai più giovani a cui rivolgo un appello, state dalla nostra parte, incominciate a darci una mano. Dobbiamo continuare a rispettare le prescrizioni nei locali e all'esterno dei locali per custodire questa libertà che noi abbiamo ed è un privilegio rispetto a quello di altre regioni. Per cui sabato, essendo una giornata sempre di bel tempo, prevedendo un afflusso importante di gente, tanto al mercato quanto nel pomeriggio, saranno intensificati i controlli da parte di Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia e ovviamente anche la Polizia Locale. Questo non per creare un clima poliziesco, ma al contrario per fare un po' di moral suasion, cioè per ricominciare a dire a chi non ha mascherina di indossarla e ovviamente a chi ha sembrato di allontanarsi. Questo anche per creare un clima di serenità, perché sabato scorso il capannello, l'atteggiamento di qualche ragazzo ha scatenato le telefonate ai vigili, alla polizia, ai carabinieri, generando anche una certa preoccupazione tra gli operatori commerciali. Io non voglio scaricare la responsabilità sui cittadini, sappiamo tutti che il problema è un problema di carattere ospedaliero, siamo in enorme ritardo rispetto all'organizzazione sanitaria che ci siamo meritati in termini di tamponi, in termini di tracciamento, in termini di terapia intensiva, in termini di posti letto, in termini di trasporti, in termini di scuola e chi più ne ha più ne metta. Però voglio accogliere anche l'appello del Presidente Conte all'unità e alla compattezza, magari se Conte manda un dispaccio alle opposizioni locali e spiega loro che non è il caso di buttare benzina sul fuoco ma di collaborare, sarebbe meglio. Certo è che siccome rischiamo misure più stringenti che avrebbero una ricaduta anche nei confronti del tessuto economico, se saremo noi i primi a continuare a rispettare le regole e le norme, potremo magari schivare questo rischio di passare in zona arancione. Dipende esclusivamente da noi. Quindi siamo stati bravi, siamo stati civili, siamo stati ordinati, ci siamo conquistati attraverso anche le nostre rimostranze di essere in una zona gialla, cerchiamo di custodire questo bene prezioso. In bocca al lupo a tutti, incrociamo le dita. Una bambina di 10 mesi nel nostro asilo nido non si è contagiata nel nostro asilo nido, ovviamente ecco un altro caso di contagio familiare, comunque una bambina di 10 mesi che è raccolta nel nostro asilo nido della Tana dei Cuccioli è stata identificata come positiva, come anche la sua famiglia, e quindi in questo momento i 12 bambini della sua sezione più le 5 insegnanti e l'operatrice di supporto sono in quarantena preventiva e sicuramente il servizio prevenzione ha organizzato i tamponi perlomeno per gli insegnanti e l'operatrice di supporto ed è in fase di contatto delle famiglie. Sia l'assessore Luise che la dottoressa Tessari stanno seguendo questa importante vicenda e salutiamo anche tutte le nostre insegnanti e salutiamo la famiglia e le famiglie anche, insomma non soltanto della bambina positiva, ma le famiglie di questi 12 di questa sezione che in questo momento è costretta alla quarantena preventiva. Ancora due cose importanti, ieri come avrete forse visto dalla stampa odierna abbiamo approvato un ulteriore stanziamento di spesa per andare incontro alle situazioni di difficoltà delle famiglie per gli aspetti soprattutto alimentari e dei farmaci e l'acquisto dei farmaci. Abbiamo stanziato ulteriori 100.000 euro, che sono tanti, per un bilancio comunale, considerando che noi in questi anni abbiamo provveduto ad abbassare la pressione fiscale di 2.200.000, vuol dire aver avuto minori entrate da tasse e da imposte, sia sulla TARI che sull'IMU, ma abbiamo aumentato nel 2020 gli stanziamenti a favore sia
delle imprese abbattendo la Tari, abbattendo la TOSAP, vuol dire meno tassa immondizia, meno tassa sull'occupazione di tavolini perché c'era bisogno di allargarsi e quindi sapete come vivono situazioni di difficoltà. In più avevamo anche stanziato 1 milione di euro per far sì che i nostri artigiani potessero effettuare i lavori di strada e marciapiedi, vedete che Monfalcone è un cantiere aperto. In più avevamo stanziato anche 240 mila euro per abbattere la Tari delle famiglie. Ieri abbiamo stanziato ulteriori 100 mila euro alla monte dei contributi che già erano avviati verso appunto il sostegno delle persone in difficoltà. Non, questa card verrà consegnata a fronte di l'inserimento dei dati come nella precedente edizione con una piattaforma molto snella a partire circa dal 15-16 di novembre. Una giornata triste potrebbe sembrare perché piove, piove lacrime che ricordano le persone che hanno la dedizione per la patria. Ma sì, diciamo oggi siamo qui a ricordare i caduti in Nassiria, sotto qualche punto di vista, la normalità del sacrificio, cioè immaginare che persone che sono dedite al servizio verso gli altri mettono nel conto di poter arrivare fino al sacrificio estremo della propria vita. Ma questa è nella normalità di chi assume impegni civili, impegni militari, impegni rispetto alla propria comunità che rappresenta. L'insegnamento che dobbiamo trarre è che ognuno che ha un impegno civile può attraverso il sacrificio contribuire al bene comune, al bene dell'intera comunità regionale, ma anche quella del paese. Abbiamo deliberato in giunta giovedì scorso, la delibera di giunta è stata pubblicata oggi, quindi ne do notizia in quanto ufficiale, un bando di 100.000 euro dedicato a famiglie con figli a carico e anziani over 65 che siano in condizioni di reddito ISEE molto basso, quindi inferiore agli 8.000 euro per la prima fascia, tra gli 8 e i 10.000 circa sulla seconda e dai 10 ai 15.000 circa sulla terza, con delle differenziazioni che vedete poi elencate, diciamo così, o nell'anteprima nel mio profilo o comunque nel bando che verrà pubblicato in questa settimana. Rispetto appunto a queste categorie di reddito ISEE molto basso, ricordo che l'ISEE non è il reddito, semplicemente, non è il reddito IRPEF per capirci, ma è un indicatore equivalente che tiene conto del conto in banca, delle proprietà, del reddito, dei figli a carico, di una serie di parametri che la legge appunto destina e definisce nell'ambito di questo indicatore. Chi comunque ha un ISEE basso può beneficiare. A seconda, nel caso di famiglie, se abbia un figlio, due figli o tre figli e abbia appunto un ISEE basso, rispetto ai consumi dell'anno 2019 e del 2020 del calore. Quindi può abbattere esibendo chiaramente le bollette che comprovano i propri consumi, avendo anche il requisito ISEE oltre che quello delle bollette, può abbattere gran parte di questo. Appunto di questa spesa beneficiando di un contributo del comune che a seconda dei figli a carico va da 200 a 600 euro. Anche per gli anziani che non hanno figli a carico, in condizioni chiaramente di ISEE basso, vale la medesima misura. Anche qui si può beneficiare, appunto di un contributo a seconda del reddito ISEE e a seconda per l'appunto di quanto si è pagato relativamente alle bollette del calore per tutto il 2019 e per tutto il 2020 fino adesso. In questi giorni stiamo parlando di fondi europei, abbiamo parlato con la Regione per quanto riguarda il Porto Vecchio e per quanto riguarda il campus di Via Rossetti. Naturalmente abbiamo parlato anche col ministro Franceschini, il quale mi ha dato l'indirizzo dei suoi uffici. Il nostro Giulio Bernetti, capo dell'urbanistica, sta parlando con gli uffici di Roma e in questo momento stanno portando avanti dei progetti per ricevere fondi europei. È una cosa molto importante per la città. Sapete che il Porto Vecchio sarà l'attù per i prossimi anni per la nostra città.
Il sindaco di Dolegna, in occasione della giornata di ringraziamento, una manifestazione simbolica ma ugualmente molto molto importante. Assolutamente sì, per il mondo agricolo, perché comunque sia un segnale dal punto di vista religioso, ma soprattutto era tradizione presentare anche o consegnare dei riconoscimenti a quelle che le persone che si erano distinte nell'ambito agricolo sia nazionale che anche internazionale, come abbiamo fatto in passato. Quest'anno purtroppo, causa pandemia, abbiamo dovuto limitare, ma abbiamo dovuto comunque dare dei segnali di vita. Oggi, grazie all'invito del sindaco di Dolegna, sono qui per portare il saluto della comunità regionale, agli agricoltori di Dolegna e del suo territorio nella giornata di ringraziamento, ma approfitto per salutare, incoraggiare, stare vicino a tutti gli agricoltori contadini della nostra comunità regionale. Credo che sia molto importante puntare sui valori della terra, su quelli che sono i valori della produzione reale di beni e servizi, così come fanno gli agricoltori. C'è bisogno di tornare a una produzione che sia una produzione che parta dalla terra, dai valori della nostra terra. Dobbiamo dimenticare un periodo nel quale magari siamo stati distratti da produzione di beni effimeri, di servizi, di in qualche modo finanza e basta. Tornare, come fanno gli agricoltori, a produrre realmente beni e servizi. E bisogna anche recuperare in questo momento di pandemia un senso di unità. Credo che nel momento dell'emergenza bisogna tutti stringersi attorno a chi ha la responsabilità di assumere decisioni, perché il nemico non è chi ci sta a fianco, ma il nemico è il virus da combattere. Allora su questo, come fanno i contadini che centimetro dopo centimetro strappano dalla terra il proprio prodotto, così noi nell'unità regionale, centimetro dopo centimetro, dobbiamo riuscire a vincere questa pandemia e riscattarci come intera comunità della regione Friuli Venezia Giulia. Sì, oggi siamo a Dolegna del Coglio, un comune prettamente vitivinicolo, dove operano all'incirca 40 aziende nel settore, ed è per noi una giornata molto significativa e importante. Plaudo all'iniziativa del sindaco che, nonostante l'emergenza sanitaria, ha voluto onorare questa giornata del ringraziamento, che è un appuntamento importante per tutti gli agricoltori e vitivinicoltori. Appuntamento, dicevo, simbolico, ma che per rafforzare la comunità agricola ha un alto valore e una grande importanza. Ringrazio naturalmente il Presidente del Consiglio che ha voluto onorarci della sua presenza, e naturalmente tutti i cittadini, quei pochi che hanno potuto partecipare, e le aziende del territorio. Il mondo dello sport è tra i più penalizzati dall'emergenza Covid e dai blocchi dei DPCM. A Pordenone il Comune è venuto incontro al settore assegnando oltre 135.000 euro ad associazioni e società sportive operanti in città. Una decisione assunta dall'assessore allo sport Walter De Bortoli e dal sindaco Alessandro Ciriani. Sindaco, un'importante boccata d'ossigeno per il mondo dello sport in un momento particolarmente difficile. Il mondo sportivo è quello che ha sofferto moltissimo, come altre categorie, a causa della pandemia, sospendendo la propria attività, dovendo attrezzarsi per sanificazione e garantire la sicurezza degli utenti delle palestre e degli impianti sportivi. Oggi è di nuovo sostanzialmente sospeso e c'è anche un indotto economico non indifferente, ci sono persone che operano, lavorano all'interno di questo pianeta, per cui non solo abbiamo garantito la sospensione dei canoni di tutte le attività che si svolgono all'interno delle strutture comunali, ma questo ulteriore contributo significa dare un pizzico di ossigeno a tanti operatori che consentono ai nostri ragazzi di poter non stare in giro, ma al contrario di fare attività fisiche. Noi sappiamo che le società sportive di questo territorio sono un patrimonio non solo sportivo, ma anche sociale, di crescita, di inclusione, ed è per questo che abbiamo continuato, nonostante le difficoltà economiche, a dare loro sostegno. 47 beneficiari dei fondi che danno una mano alle realtà sportive, nella speranza ovviamente che tutte possano riprendere al più presto la loro attività a pieno regime. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.